Buongiorno. John Borno. Buongiorno. Svegliati. Buongiorno. Svegliato. C'è anche Ponchi oggi, si è degnato. Sì, oggi si è alzato in orario. Si è degnato. 11.45 era qua. Ciao Pask. Buongiorno Pask. Aspetta. Che posso bello. Un attimo? È se, proprio devi, se vuoi abbassare sai, il livello della permalosità. Già abbastanza basso, Pask. Va bene, diamo il colpo Pask. Finale. Un'inquadratina, aspetta. Ti piace sta fare qua? No, voglio ancora il colore dei tuoi capelli, bastardo. Quelli che ti ha offeso l'altra volta. Sto dando su delle mani di bianco, però leggere, che non si voglio, non voglio che si fai veda. Benissimo. Non voglio che si veda subito. Esatto. Che ho accusato il colpo. Ma come sei British oggi? Vuoi fare un giro? Ci piaci, eh? Ci piaci. È un bel Frank, è un bel Frank. Bergamaschi. Non come il Pask, ma un bel Frank. Voi bergamaschi. Va bene. Allora, oggi hai messo qua due rovine così. Allora, oggi puntata due utilitarie soft. Giuste per guida in città, spesa, bambini all'asilo, tanti bambini all'asilo. Cani? No, cani, cani, proprio no. Abbiamo l'antitesi delle macchine pratiche, l'antitesi delle macchine elettriche, l'antitesi di ogni qualsiasi cosa che abbia una logica, ma vogliamo fare un inno all'emozione, all'ignoranza e vabbè, anche a chi se le può permettere, certo, beati loro, beati loro. Iniziamo dalla Engelke, il buon Ponchio, adesso gliela facciamo descrivere GTR, giusto? Che è un po', diciamo, la proposta, definiamola pronta pista, per modo di dire, se può esistere una macchina di serie pronta pista, fatta da Mercedes per scontrarsi, passami il termine, anche se chiaramente sono poli opposti nel concetto, nella sovralimentazione, in tutto, con quello che invece è la macchina da pista per eccellenza. La GT3. La Porsche GT3. Abbiamo un Model Year della GT3, 476 cavalli, quindi non è un RS, ma è un Model Year 2015, quindi diciamo che era la GT3 più civile, per modo di dire, contrapposto a questo bel 2021, forse addirittura 2020-2021, di questo mostro sacro fatto da Mercedes. Ok. Che nell'Eng, come da ultima generazione, non ha cercato solo e soltanto la sgommata, passami il termine, come erano le Eng di qualche anno fa, ma sono riusciti a dargli un bel equilibrio, eccetera. Non so ancora dirti, io dopo il mio concetto, se hanno raggiunto l'equilibrio di quelle persone di là, però sicuramente sono migliorati veramente tanto anche nella guida, nell'erogazione della potenza. Questa adesso ha qualche dettagliuzzo tecnico mica da ridere che Ponchio ci descrive e poi facciamo una rullatina per far sentire il sound. Bene. Di questo mostro sacco del nostro amico Beniamino. Beato che, Beniamino. Ringraziamo per averci prestato questo gioiello per la trasmissione. Cos'ha rispetto diciamo alla versione di serie quando è uscita dalla fabbrica? Cos'ha in più? Quando... Allora Frank, l'MG GT R questa rispetto a quella... di serie, innanzitutto gli regala 100 kg che su una macchina tra virgolette così piccola non sono per niente pochi. Parliamo anche di 4 ruote sterzanti nonostante il veicolo, l'ala decisamente molto visibile al posteriore adesso, anche il modello nuovo ce l'ha ma è molto più piccola, qua ha proprio funzione pratica ed è regolabile. Vabbè, classici fermi, i freni in carboceramica. E come puoi vedere all'interno, questa, visto l'indole da track che vogliono dargli, roll bar e due splendidi Recaro, scomodi nel salire, ma maledettamente comodi poi quando ci si è dentro. Certo. Ok, io quello che mi lascia un po' perplesso a guardarla, questa vettura, non ho mai avuto la fortuna di guidarla, è questo anteriore, no? Mi sembra che abbia un passo allucinante, molto lungo, e soprattutto questo muso così lungo, In pista non so come possa rendere, poi in realtà poi è molto efficace. Funziona, guarda Frank, ho avuto la fortuna di provarne ormai un bel po' di quelle macchine qua. Posso dirti che l'avantreno è la parte più bella di quella macchina qua. Vedi come a volte... Perché difatti l'ottimo V8 Mercedes, che conosciamo ormai perché ne abbiamo fatte molte di puntate su quel motore qui, è posto dietro la sala anteriore. Okay. E il cambio di quella vettura qua è sul retrotreno. Quindi bilanciamento di pesi pressoché perfetto. Vedi, fra l'altro questa macchina, scusami se ti interrompo, è tanto bella sopra che tanto bella sotto. Assolutamente. Perché questa versione in particolar modo c'ha proprio un guscio enorme in carbonio, scomodo da smontare, però favoloso da vedere, che proprio copre l'intero cambio, l'intero arbero di trasmissione, arriva di dietro fino al differenziale, poi proprio con
dei tralicci veramente, cioè, quando la si vede sotto capisci anche il perché, cioè, certo, è veramente un prodotto ben fatto e via dicendo. Sì. Era proprio una cosa, no, vedere questo muso così lungo, sapendo che in pista di solito quelle vetture che avevano avuto quella configurazione magari sono un po' meno precise, in realtà mi fa piacere che tu ci abbia detto che è tutto l'opposto. È molto, di molto, molto guidabile, anzi è la parte migliore. Va bene, qui abbiamo anche due filosofie diverse, al di là del posizionamento del motore classico, sì, no, per Porsche e per Mercedes. Ci sono anche delle filosofie diverse a livello di cubatura e cubatura, di erogazione e via dicendo, tutto quanto. Perché qua ci troviamo una macchina che è un vuoto biturbo, 4000 di cilindrata, che ha un'erogazione di pedale dall'acceleratore vicina a quella che avevamo le macchine a cavo. Cioè, quindi una macchina che anche quando si va a preparare bisogna stare attento, perché sale talmente tanto di coppia che ti ricordi a tempo che abbiamo fatto l'M2? Sì. Che parlammo di che non bisogna esagerare troppo con la coppia, perché quando, come per Beniamino, c'è un utilizzo pressoché pistaiolo, se la coppia è eccessiva la fa diventare impegnativa, cioè si perde più tempo a domarla, chiaro, che a far fare la curva. Di là invece abbiamo una macchina, la GT3, poi lo vedremo proprio anche nel grafico dell'erogazione, che chiede una sola cosa, le gomme calde. Poi ha una trazione tale che appena col motore chiaramente tipico sopra le ruote delle 911 ha una trazione tale, una guidabilità tale che potresti anche evitare di inserire il controllo di trazione che in quella macchina qua c'è. Sono anche due macchine molto diverse a livello di concetto, perché qua c'è, e comunque pur essendo la più pistaiola o quasi la più pistaiola delle Mercedes, è dotata di ogni tipo di comfort. La GT3 appena ci sali avverti che sei su una macchina da pista. Cosa vuol dire? PDK dedicato completamente meccanico con un volano rumorosissimo, al minimo sembra che abbia qualcosa, sassolini che si sentono ad ogni cosa e via dicendo. Probabilmente chi ha una 911 da utilizzo giornaliero non è detto che da un giro se la apprezzi, perché chiaramente assetto particolarmente rigido, PDK come vi dicevo stratosferico nelle cambiate, nella velocità, in tutto, ma abbastanza ruvido, nervosetto, cioè, nel traffico, cioè, ti fa sentire e via dicendo, però veramente appena si sale lì metti i guantini e un casco, che goduria, che non chiede altro di andare forte, è un animale da pista. Poi fra l'altro questa è una versione già con i carboceramici che non tutte le GT3 hanno, quindi era particolarmente ben assistita, allestita e via dicendo. Non è estrema come la RS, quindi anche i sedili normali, quindi anche in un utilizzo quotidiano comunque non è impossibile. Certo, chiaramente sì, sì, c'è anche una macchina che ha anche il disimpegno anteriore, perché è un muso talmente basso che se c'è un mezzo d'osso o tiri sul muso o lasci giù lo spoiler. Quindi ecco, diciamo, una macchina non è la 911 equilibrata che tutti immaginano, però... adesso non riesco a descriverla, si è la dobbiamo la far sentire per descriverla. Va bene. Ma siamo pronti? Io se siete allora, d'accordo partiamo dal Mercedes per far sentire il sound di Mercedes, sì? E per vedere qualche vediamo numero, anche i numeri, va bene, e poi passiamo alla GT3 descrivendola un po' meglio, vi dicendo devi va aggiungere bene. Qualcosa tu Ponchio? Non ti ho detto Frank che questa versione in particolar modo rispetto all'MG GT normale al traction control, che difatti Pasco ti faccio vedere, al traction control ha proprio il tasto dedicato che è posizionabile in 10 una rotella posizioni, cioè 10 dai 10 tarature del traction posizione control, posizione 1 poppante, posizione 10 voglio morire, una roba del, cioè, genere, uno è ti fa tutto, più o meno ti aiuta in tutto, ti aiuta salva. In uno tutto uno prima, seconda, terza non la usi, 10 devi essere capace di usarla, ok, va bene, perché praticamente è tutto off, quindi va in mano al pilota, però sai, al giorno d'oggi quando parli con le persone sono tutti veramente bravi ad andare in macchina. Quando ti trovi a gestire tali potenze, tali reazioni, violenze anche, di certo, erogazione e via dicendo, bisogna essere bravi bravi. Soprattutto parliamo di roba da pista, perché a mio avviso né per una né per l'altra per strada c'è spazio a sufficienza per divertirsi appieno e soprattutto forte, serenamente. Troppo forte. Perché vanno troppo forti. Certo.
Allora, premettiamo che questa non è solo mappata. La macchina dichiara circa, quant'è Andrea? 585 Nm cavalli e 700 Nm di coppia. Quando la rullammo tempo fa, prima di iniziarla, perché adesso spiego cosa è stato fatto qui, abbiamo rullato fra l'altro 580 esatti, se non erro, e addirittura un po' più di coppia del dichiarato, 730-740. Adesso qua, essendo, vi ripeto, una macchina che gira esclusivamente in pista, abbiamo eliminato gli OPF, che sarebbero i filtri antiparticolato per le macchine benzina, e fatto uno scarico decisamente più libero insieme a dei lavori sull'aspirazione e via dicendo. Abbiamo raggiunto, termini numerici, 680 cavalli e 829 Nm di coppia. 829, impressionante. Con 602 alla ruota. Ma la cosa più bella che siamo riusciti a ottenere è questa, a mio avviso. Vabbè, abbiamo dissipata, ruota, potenza e coppia. Guardate la stabilità della coppia. Pazzesco, vale a dire che sembra aver, abbiamo praticamente da la coppia massima già a 3000 giri. E credimi, guarda che la si poteva dare qui, ma poi subentriamo al discorso dell'inguidabilità. Sì. E viene tenuta praticamente incessantemente fino alla bellezza di 6000 giri, per poi un fisiologico calo in alto, però... Se vogliamo chiamarlo calo, avere a 6700 giri ancora 600 Nm di coppia, va bene, pazzesco. Chiamiamolo calo. Quindi non ne abbiamo visto tante, nonostante tutte le... Allora, io di macchine che questa... ricordo con questa capacità di tenere la stabilità della coppia, forse qualche ci sono le RS6, quelle nuove, ci riescono. Ci sono alcune macchine col volumetrico americane, però non hanno questa impennata, hanno un'erogazione più da aspirato, quindi la coppia se la ritrovano molto in alto, pur entrando chiaramente a valori demoniaci già in basso. Però veramente qui, vabbè, che il motore fosse un gioiello, non devo essere io a dirlo. Sì, sì. Comunque, ecco, quello fondamentale che siamo riusciti a ottenere, che Beniamino apprezzerà nell'utilizzo pistaiolo, è quella stabilità di coppia dall'inizio alla fine, senza avere dei picchi violenti, anche se stiamo parlando di 800 e passa newton metro, che ne possano poi minare quello che è la guidabilità. Quindi veramente un gioiello. Fantastico. Un gioiello. Passiamo a quella brutta ceffa di là. Adesso passiamo a quella ceffa di là che a numeri impallidisce. Dopo però subentra, poi ci sono i fatti. Poi subentra tutto il resto. Allora, questa anzitutto, anche lei, nonostante stiamo parlando di una macchina di 7 anni, di 6-7 anni, aveva già le ruote sterzanti posteriori. È molto più vicino a livello di guida, come posso descriverla, Frank? A un felino fra leggerezza, reattività. È un assetto molto secco, quindi per strada... Bisogna stare attenti perché è nervosa, magari ti si intraversa, fra virgolette, per una buca brutta più che perché non è stabile lei. Però, veramente, quando la si porta nel suo terreno naturale, che è la pista, questa è una cosa allucinante. E credetemi che questa, ma senza sminuirla, con 200, quanti ne ha in più? Scusa, 680, andare a 520, 160 cavalli in più, non ero bravo in matematica. E con una bella mandria di cavalli in più, una botta di coppia allucinante, in una pista difficilmente questa può tenere il passo di questa. Per farvi capire la bontà del prodotto, non devo insegnarlo io. Questa, oltretutto, è la classica macchina che ci si può mettere in pista da mattina a sera, se è messa appunto bene. L'unica cosa che ti devi preoccupare di fare ogni 40 minuti il pieno, perché è finito, basta. È proprio una macchina proprio veramente incredibile. E adesso la cosa più bella che vi voglio far sentire, perché qua i numeri diventano relativi, però li faremo vedere poi alla fine, il sound di questa macchina, che non ce l'ha nessuno. È una cosa veramente incredibile, perché quando, fra virgolette, pensi che 6000 sia finita, comincia il bello. Oltretutto, non si pensi che sia un motore sotto coppia vuoto, non è così, La macchina qua si guida proprio pa pa pa, una marcia via l'altra, anche nella... incredibile. Quando ci si dà dentro che si tarella, si sarella davvero. Qua non c'è volante riscaldato, non c'è sedili riscaldati, non ci sono tasto sport, cioè elimina il controllo di trazione e traction e ESC. Un bottone che fa il PDK ancora più sportivo di quello che è, che in pratica fa la doppietta in automatico. In parole povere, basta. Tutto quello che serve, sì, c'è il climatizzatore per fortuna e il servosterzo. Questa è nuda e cruda, cioè come certe Lotus, come certe macchine
poche macchine pronto pista io riesco a ricordare come questa. Mi viene in mente cosa possa essere l'Elise, che chiaramente su potenze inferiori, alcune Renault, perché comunque sia, sai, spesso io mi metto da ridere quando magari si insultano, quando pubblico magari una Mercedes col motore Renault. Molti dimenticano una cosa importante, che Renault i motori li sa fare. Certo. Ho comprato una Mercedes per avere un motore. Anche per avere un motore della Renault. No, aspetta un attimo, non è mica così, eh. Non è un'offesa. Mercedes è arrivata adesso a vincere tutto quello che ha vinto, giù il cappello, fanno prodotti di questa genere, via dicendo, io lo adoro, grande marchio, però Renault lo faceva 20 anni fa, eh. Mm-hmm. Attenzione, quindi secondo me la rispetterei, però vi ripeto, aiutatemi a farmi venire in mente poche macchine umane, non parliamo di aria. Escono con queste caratteristiche. Escono con queste caratteristiche pronte pista come una 911 GT3 come questa. Io adesso farei la rullata, vi faccio sentire il canto. Io ti riprendo anche col cellulare stavolta. E via dicendo. Va bene. E via dicendo. Devi scaldare le gomme, no? Hai detto che la gomma va... La gomma, quando la si guida sul rullo, okay, non ci interessa. Rullo, okay. No, quando la si guida è una macchina che è una gomma ipersportiva già di serie. Chiaramente se non è calda si fa fatica. Vale anche un po', onestamente ho notato, di tutte e due le macchine, anche per il carboceramico, per rendere al meglio va massacrato sul serio, certo. Quindi l'unica situazione dove si riesce a fare delle cose del genere, e fatelo solo lì, è un po' come la gomma la slick pista. In pista, no? La gomma slick, mi ricordo quando correvamo, beh, metti le gomme nuove, vai dentro, fai il tempo, col cazzo. Esatto. Devi saperle usare, perché se non sai usare la gomma slick da tempo, no, come tutte viene, le cose vanno conosciute. Fai una fatica pazzesca. Ecco, poi chiaramente, un altro termine di paragone, fra queste due macchine, questa è molto meno impegnativa, ma proprio per la ridotta potenza, il che la rende molto più familiare. Però non bisogna mai dimenticare, mi ricollego a quello che stai dicendo tu, che spesso e volentieri avere la sensazione di non avere un limite è pericoloso, certo. Perché ti sembra di poter fare qualsiasi cosa, ma un limite ogni macchina ce l'ha. E il problema è che quando raggiungi il limite di una delle bestie del genere sei a velocità tale che ti fai male, quindi fatelo solo ed esclusivamente. Fai dei danni cari anche. Esatto. Allora, Pask, io ti vorrei far vedere il motore come ho fatto sulla Mercedes, ma tutto quello che possiamo vedere su questa è come dove mettere l'olio e dove mettere l'acqua, perché chiaramente è la classica macchina che per poterci lavorare dietro va tutta scarterata o si lavora semplicemente dal sotto, che è la cosa migliore. Quindi diciamo che a differenza di Mercedes, dove il motore è anteriore, chiaramente in bella vista, qua tutto quello che si può vedere è questo. È proprio brutta, posso dire. Andiamo proprio a... brutta. Però così dopo ci viene fuori che siamo di parte, non va bene. Eh no, sei di parte, ma ognuno, cioè, io devo dirti tutta la vita questa. Con tutto rispetto a quella là, no? Resta due dopo, sogni, ma allora, qua, a parte che per fare un paragone ancora più giusto avremmo dovuto metterci la 992 GT3 per parità di anno. Ma ho messo volontariamente questa che a distanza di anni, se solo riesce ancora a reggere il confronto con un mostro sacro come quella là, fa capire la bontà del progetto. Certo. Numeri. Vai. 521 cavalli, 407 alla ruota, 443 di coppia. Erogazione chiaramente completamente diversa rispetto a Mercedes, perché stiamo parlando di una macchina con un'erogazione completamente diversa rispetto a Mercedes, tutta spalmata verso l'alto, con i picchi di coppia a 7500 giri, quindi una macchina che gli piace cantare in alto. Però come vedete, a parte quando c'è chiaramente il cambio di passo, dato che si è sentito anche dal rumore, è una macchina che non ha l'ombra di un difetto.
Abbiamo 521 cavalli, perché questa qua non è completamente di serie, chiaramente c'è una mappatura, più ci sono gli catalizzatori sportivi che su quella macchina qua fanno parecchio, e c'è da dire che l'abbiamo rullato originale, perché è giusto dire quello che è, e aveva fatto 495 cavalli, quindi più del dichiarato, più dei 476 dichiarati. Al 521 ci siamo arrivati con una mappatura dedicata, un filtro dall'aria e gli scarichi, niente, sì, poca altro. Roba, poca roba, al cospetto chiaramente dei 100 certo. cavalli in più che stiamo parlando su quella macchina là. Che ha quanti chilometri questa? Questa è una macchina a 30.000 km. 30.000, beh, comunque. Perché poi in linea di massima chi ha questo genere di macchina, come ripeto, la usa se non in pista giusto per andarci, e quindi le si trova anche molto fresche e via dicendo. Bene, sì, io rimango catturato e colpito da questa, poi questo GT3, sound qui è una GT3 meraviglia. Crea dipendenza, la GT3, se la conosci lei, come dice Ponchio, è una macchina definitiva, che dopo quella è meglio passare a un SUV turbo diesel, però al di là di quello sono due mostri che veramente scegliere sarebbe pressoché impossibile, dedicatevi ai gusti e godetela, speriamo di avervi regalato qualche bel rumorino, mamma mia, da mettere come suoneria del telefono. Stupendo, neanche Pasquale quando russa fa un rumore così bello. Quando russa dalla bocca no, quando russa da un'altra lì è pericoloso, parte è lì è pericoloso, il Pasquale è insidioso, è inquietante. Siamo riusciti a far parlare anche Ponchio, che non lo faceva più da lontano 4 luglio 1933. Però al di là di quello, bene, però. Sì, no, sì, al di là di quello, va bene. Mi spiace averti graffiato la macchina, che è parcheggiata in strada. Ah, scusa. Grazie. Non l'ho vista, abbi pazienza, non è che posso stare. Dai che non ci sento di qua. No, guardavo, sordo, perché è bestiale. Hai visto, si è aggiunto una tonalità. Questo l'avevi visto. Mamma mia, che bello, Black Panther. Hai parlato di gattone, che roba. Cos'è che sembra? No, guarda, vieni vicino. Guarda questa tonalità di ocra. È incredibile, tende al celeste sotto, guarda che roba. Adesso ti faccio vedere che buttano. Mamma mia, ma chissà come fa. Ma chissà. Comunque ti dico, con una macchina così potresti cuccare anche tu. Pensa cosa ti dico. Ma cosa vuoi che cucchi? E con questa vi saluto. Ma cosa vuoi che cucchi? Ciao ragazzi, vi saluto. Ciao. Aspetta, Pasc. Ma una domanda... No, stavo andando sul calcio, no, lascia stare, lascia, calcio ciao Pasqua. Non tifo io. I'm on.